Madonnuzza della Spartenza, addemannamo la vostra assistenza. Ora vi prego con cuore pietoso, quando sto parto ogni doloroso. Io vi prego con cuore afflitto, Vergine Santa, mettetelo dritto. E tanto va a pregare che sta grazia mi dà fare. Vergine Santa, non abbandonate, non le bisogna e necessitate. Come vedete, nei canti popolari veniva riassunto tutto ciò che il reverendo poco fa ha sancito. Questo è recitato. La prima sovraregina invece era cantata. La voce non mi consente, signorina, stasera. Ci sono senza con le corde vocali. Grazie, sotto. Professore. Immagino. Una cosa però mi volevo soffermare, che già nel 1991 su questo posto, su questa chiesetta, noi abbiamo scritto, l'abbiamo messo qua. Tanto per dire, non perdiamo la memoria, solo che molte persone, purtroppo, a Petrelia Sottana, l'abitudine a leggere, purtroppo, non ce l'hanno. Non ce l'hanno, per cui quando poi spunta, dice, ma che solita la spartenza, lo sappiamo con me, ma aspetta un minuto. Già qua c'è chi vi ha impedito di leggere, già vi è stato detto in tempo non sospetto, 1991, quindi 21 anni fa. Fortunatamente oggi la chiesetta è arrivata a questo stato. Nel passato, e mi piace ricordare alcuni nomi, altre persone hanno provveduto a mantenere qua all'impiedi questa chiesa, se no a quest'ora qua ci sarebbe stato un mucchio di macerie. Mi piace ricordare a Fino, a mio cugino Fino, marito di Maria, mi piace ricordare a Mastolino Neglia, un re che faceva il muratore, perché allora i lavori venivano fatti così. L'importante è che si cercava di salvare il salvabile, però non è caduta, già non è poco questo di poter mantenere il patrimonio. E allora, scusate, fa bene azzaroso a dire, altre due persone, un fratello e una sorella, un dottor Tedè che veniva a pitturare, e poi Lucia D'Aliuna che è quella che badava, che ha preceduto a Maria prima per badare questa chiesetta, sempre vicino di questa zona. Ed esordio uccidava, professore. Siccome noi sappiamo che i soldi, come diceva l'abate Perino, sono lo sterco del demonio, di solito converrebbe mai parlare. Perché, come dice la Bibbia, non sappia la destra ciò che dona la sinistra. Per cui la provvidenza provvede, perché ognuno sa, fa quello che può. Indipendentemente dai soldi, c'è chi ci mette il lavoro, c'è chi ci mette un'altra cosa, chi ci mette l'intenzione, chi ci mette le preghiere. L'importante è che si arriva allo scopo. Esatto. Bene. Comunque i maestri la pagare, ecco, questo volevo. Ecco. Bene, ancora resterà da sistemare il portone. Io ci tenevo a che si celebrasse, insomma, quanto prima la messa qui, perché i cose poi quando arrefrittano si perde un pochino l'entusiasmo. Quindi l'abbiamo finita, così già si comincia a mettere in circuito questa cappellina, la gente sa che è stato fatto questo lavoro e quindi però nei prossimi mesi, nelle prossime settimane cercheremo di restaurare anche il portone e imbiancare pure il legname del tetto. Bene, affidiamoci al Signore e alla Madonna Santissima. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore e con la protezione della Madonna della Spartenza andiamo in pace. Facciamo, sì, una rinfrescata a Uca. Evviva Maria, Maria è sempre viva. Evviva.